You were right, and I don't wanna be here. If you're gonna be there, was that supposed to happen? I'll hold tight. Travel through time. Lo stupendo panorama che ho alle mie spalle è quello di Falerna Marina. Noi invece ci troviamo in una piccola frazione del comune di Falerna, Castiglione Marittimo, e precisamente nei resti archeologici che sono oggi presenti e sono rimasti nella storia del castello Leo Castrum. Vi presento subito l'ospite di questa puntata, Mario Folino Gallo, paesano di Falerna, che è risalito un po' nei solchi della storia del comune di Falerna, comprendente Falerna Marina, Castiglione e Falerna Paese, per scoprire quali sono le origini. Trovandoci a Castiglione, io le chiedo cosa ci dice riguardo il castello Leo Castrum. Quindi il castello è nato in periodo normanno, precisamente intorno all'anno 1065. In pratica, quando arrivarono i normanni, volendo controllare il territorio e difenderlo dalle continue incursioni saracene, costruirono una serie di castelli, tra cui Castiglione, Amantea, Martirano, Nicastro ed altri. Il castello, come dicevamo prima, è stato dato in feudo all'inizio alla famiglia Castiglion Morelli. L'ultimo che morì poi a Castiglione era un Guglielmo Castiglione, e non c'è un pochino di dubbio sul fatto se il paese ha dato il cognome alla famiglia o viceversa la famiglia ha dato il cognome al paese. Nel 1306 da Carlo II d'Angiò viene infeudato ad Atenulfo d'Aquino. Qui noi in pratica ci troviamo nella parte di fronte dove esisteva fino all'anno 1905 la chiesa di Sant'Antonio Abate. Poi il terremoto l'ha diruta. Anche se dobbiamo dire che già il castello, come emerge dai catastonciari del 1742, nella nota del castello ci dice che è già vacuo e mezzo diruto di conseguenza al terremoto del 1638 che provocò gravi danni in tutto il territorio e dove morì uno dei d'Aquino, tra l'altro a Nicastro nella cattedrale. Purtroppo la decadenza di Castiglione è iniziata inizi 600, perché nel 1600 i d'Aquino acquistarono dalla Isabella Caracciolo e Nicastro Serrastretta e Casali e spostarono la camera baronale da Castiglione, la portarono a Nicastro. Di conseguenza, come dicevamo prima, il sistema feudale viaggiava su una serie di appalti, subappalti, dalla mastrodattia al mastro giurato e tutta fino agli animali, insomma ogni tot animali bisognava pagare una somma. Di conseguenza le migliori famiglie di Falerna si spostarono a Nicastro, vedi D'Ippolito, Nicotra, Mazza, Marini, erano tutte famiglie di Castiglione. Il terremoto del 1638 ha dato poi il colpo finale. Da allora, ecco, siamo nel 1742, l'anno che è stato fatto il catastonciario voluto da Carlo III di Borbone. Il paese, come recita in parecchie parti, è pieno di case dirute, la popolazione è
si trova nel numero di 238 abitanti, è pratica metà di Falerna Paese. Falerna, ecco, da distinguere che Falerna e Castiglione erano autonomi, ognuno aveva un comune singolo. Il sindaco di Castiglione era un magnifico Carlo Maselli, che era un dottore delle due leggi. A Falerna avevamo il Virgilio Ciranni, che era anche lui un avvocato delle due leggi, dottore delle due leggi. Quindi dicevamo, dal 600 in poi Castiglione ha iniziato un declino inesorabile ma costante, fino a quando poi nel 1810, con le riforme volute da Napoleone, diventa una frazione di Falerna. Ecco. Quindi da comune a frazione, ma i resti archeologici inerenti a questo castello sono altri? Dovrebbe trovarsi, diciamo, nella zona qui, diciamo, vicino un arco. La parte aerea del castello è diruta, si può vedere benissimo, però la parte sotterranea ancora resiste. Ecco, dove ci troviamo noi qui sotto ci sono delle volte, alcune purtroppo sono state chiuse col tempo, purtroppo da amministratori incoscienti di quello che era il valore storico, diciamo, come è stata diruta negli anni 60 gli ultimi resti della chiesa. Io ho trovato delle foto dove ancora si vedeva il campanile e altro. E adesso, se volete, noi ci possiamo portare in una di queste volte, oppure chiamate cisterne, cosiddette cisterne, che fungevano sia da magazzini, da prigioni, ma fungevano anche, diciamo, costruite in modo da essere a rendere il castello antisismico. Ecco. Allora spostiamoci insieme a vedere queste volte. L'abbigliamento non è adatto a visitare questi posti, però per l'occasione, ritenendola comunque importante perché stiamo risalendo proprio nei solchi della storia del comune di Falerna, ho pensato di vestirmi magari un pochino più elegante. Comunque, a parte gli scherzi, siamo in uno dei sotterranei del castello di Leocastrum di Castiglione Marittimo. Si può notare degrado, l'abbandono di questi reperti storici, e ci dice qualcosa al riferimento? Sì, come dicevo prima, in pratica la parte aerea del castello col terremoto 1638 e successivi, ma diciamo il colpo grosso l'ha avuto il 1638, la parte aerea è stata demolita tutta, però la parte sotterranea esiste ancora e diciamo che sarebbe ora anche di recuperarla per poterla fare ammirare a chi è appassionato di storia. Quindi nella parte sotterranea cosa facevano?
pratica la parte sotterranea serviva da magazzini, da prigione, da un pochino da tutto, però la funzione principale, se noi guardiamo la struttura ad arco, era mirata al discorso antisismico della struttura stessa. In pratica con gli archi assorbivano i eventuali movimenti tellurici. Prova ne è il fatto che, ripeto, la parte aerea è crollata, però la parte sotterranea, questa è una delle tante volte, o cisterne come si chiamano, era stata recuperata anni or sono, però è stata riabbandonata purtroppo a se stessa. Sicuramente sarebbe potuta servire benissimo per luogo di memoria, per museo, per esporre eventuali reperti trovati, però ecco, la realtà è quella che ci abbiamo di fronte. L'abbandono di questi luoghi è dimostrato anche dal fatto che l'antica chiesa appartenente proprio al castello Leocastrum è stata completamente distrutta. Ne restavano il campanile e l'altare. Visto che erano pericolanti, piuttosto che riprenderla, l'hanno completamente distrutta e successivamente costruito delle case. Abbiamo appena attraversato l'entrata del castello Leocastrum, passeggiando come nel 1065 facevano gli antichi abitanti. E fino al secolo scorso, e sulla parte alta sulla volta, c'era la targa dove ricordava che Carlo II d'Angiò nel 1306 infeudò a Tenulfo d'Aquino, primo barone di Castiglione, perché era un suo, diciamo, ufficiale durante le battaglie contro gli Angioini. Che la targa quindi è stata sepolta insieme agli altri resti del castello. Parecchia roba è sparita e non si sa che fine fa. Siamo a Castiglione Marittimo, una frazione del comune di Falerna, proprio davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate. Nella parte retrostante di questa chiesa si trova un reperto archeologico inerente a un antico convento, il convento agostiniano. Io però vedo che lei ha dei documenti in mano, ci può leggere qualcosa proprio sulla storia di Castiglione? Sì, un breve sunto sulla storia di Castiglione, questo è tratto dal libro di Mario Pellicano Castagna, per vedere un pochino la storia della famiglia dei baroni che hanno dominato qua Castiglione. Quindi Castiglione, antica terra baronale di Calabria Citra, cui era aggregato fin da tempo delle non lontane origini il casale di Falerna, oggi col nome di Castiglione Marittimo, e frazione del comune di Falerna in provincia di Catanzaro. Diede il nome ad una famiglia di feudatari di origine presumibilmente normanna, l'ultimo dei quali sarebbe stato Guglielmo di Castiglione, per la cui morte senza eredi anteriormente al 1303 la terra sarebbe venuta in potere della Regia Corte. Ciò viene asserito sia dall'ammirato, che vide i documenti della famiglia d'Aquino, sia dell'Ellis, il quale, parlando dei Di Palma, dice che alcuni di loro formarono una discendenza a parte. Signore di Castiglione, estinta in Guglielmo Castiglione, che visse nell'anno 1306 e morendo senza eredi, in grado di successione, restò devoluta la terra di Castiglione al re Carlo II, da cui fu donata per servizi militari ad Atenulfo d'Aquino, generale dei balestrieri, nell'anno medesimo 1306. A parte la data che va anticipata di qualche anno, non è confermata da alcuni documenti. Il dominio feudale di Aquino su Castiglione è esteso col tempo ad altri centri vicinori, durò ininterrottamente fino al 1799, epoca in cui si estinsero senza eredi in grado suscettibile. Brevemente diciamo chi furono questi signori che governarono. Il primo, abbiamo detto, Atenulfo d'Aquino, secondo Tommaso d'Aquino, terzo Jacopo I d'Aquino,
quarto barone Angelo d'Aquino, quinto Rinaldo d'Aquino, sesto Jacopo II d'Aquino, settimo Luigi d'Aquino, ottavo Bernardino d'Aquino, nono Luigi II d'Aquino, decimo Cesare o Giovan Cesare d'Aquino, undicesimo Giulio d'Aquino, dodicesimo Cesare d'Aquino. Da qui d'Aquino acquisiscono il titolo di principe, il primo è Carlo d'Aquino, per concludere con l'ultima principessa Maria Vincenzina d'Aquino Pico, che morì senza eredi, in Napoli aveva una villa a Posillipo e quindi dopo di lei si estinse questa famiglia. Poi con i francesi nel 1806, la versione del feudalesimo, le terre vennero date parte al Reggio dei Mani e parte alle università, ossia. Mentre sul reperto archeologico inerente il convento agostiniano, in breve cosa ci dice? Allora, il convento era dedicato a Santa Maria della Pietà, abbiamo dei documenti originali sia delle rivele fatte nel catastonciario del 1742, era un ricco di terre, diciamo, in pratica erano dei veri e propri feudi nei feudi, perché bisogna capire che la famiglia d'Aquino non ha mai abitato qua, se non poche volte, diciamo, è venuta sul posto, diverse volte il re ha minacciato i feudatari, cioè andate nelle vostre terre ad amministrarlo oppure ve le tolgo. Infatti, ecco, ci troviamo davanti con un documento originale. Principe Don Alessandro d'Aquino Pico Caracciolo fa al signor Don Domenico Albuccini, pratica procuratore generale di tutti gli stati, come recita, dovendo noi per nostra assenza destinare a persona nelle nostre stati di Calabria, Città e Ultra, aspettando la nostra giurisdizione e dominio, sostenga le nostre parti ed uffici. In pratica, ecco, era un atto di delega, facendola breve, perché il sistema feudale in pratica viaggiava su un sistema di appalti, subappalti, subappalti dei subappalti, diciamo, loro l'unica cosa esigevano i pesi, in pratica le tasse, e quindi di conseguenza loro, ripeto, non erano mai sul posto.